lunedì 17 dicembre 2012. Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo. Ho voluto annunciare pubblicamente il mio ingresso in politica in una maniera originale, come al solito ovviamente. C'è stato un inquinamento catodico durante il TG1, ripeto, alle 13.33 del 17 dicembre, oggi lunedì 17 dicembre 2012. Adesso vi faccio vedere le immagini, non si sente l'audio, perché ovviamente c'è solamente l'immagine dello schermo, ma vi dico cosa è successo. Oggi è la prima delle due giornate del test del concorsone, così chiamato per i nuovi, la nuova selezione degli insegnanti in tutta Italia, in tutte le scuole italiane. Hanno appunto deciso oggi e domani di portare avanti questo test che dà la possibilità a tutte quelle persone che vogliono avere una cattedra di poter concorrere appunto per questo concorso, detto concorsone. Al liceo Visconti, quindi in pieno centro Roma, c'è stato un collegamento, ovviamente io lo sapevo prima, del TG1, c'era Valentina Visti. Appena hanno dato la linea dallo studio a Valentina Visti, dopo qualche secondo sono comparso il faccione, hanno tolto la linea, la diretta è continuata e si è sentito abbastanza chiaramente, Paolini entra in politica. Vi faccio vedere le immagini e poi vi parlo anche di questa scelta originale. Allora, vediamo le immagini, cioè quello che si riesce a mostrare. Questo è il primo servizio andato in onda oggi al TG1. C'è appunto il servizio che è partito. Questo è l'ingresso del liceo classico Giulio Cesare di Roma e questa è Valentina Visti, appunto in collegamento, danno la linea a Valentina Visti, liceo Visconti a Roma, parte la linea, io aspetto sempre quando ovviamente il teleschermo si allarga, ecco qui Valentina Visti, liceo Visconti, e dopo qualche secondo io compaio, vedete che compaio alla sinistra di Valentina, eccolo qua il capoccione, subito tolgono la linea, in questo istante la diretta sta andando avanti e si sente chiaramente che io grido Paolini entra in politica, entro in politica e la giornalista ovviamente interrompe dalla regia il collegamento e si scusa per questo imprevisto. Allora, che cosa io voglio annunciare ufficialmente attraverso questo blitz catodico portato avanti oggi lunedì 17 dicembre 2012, il mio ingresso in politica. Io ho fondato un partito politico che si chiama Partito del Sesso. Perché questo nome è curioso? Io ho avuto un imprenditore torinese che ha creduto molto in me, mi ha dato una grossa cifra, che adesso non quantifichiamo, ma molto denaro, e ho appunto deciso di fondare questo Partito del Sesso e la chiave di questo partito che cos'è? La sessualità. Con tutte le complicazioni che questa parola, questo argomento, questa realtà comporta. Oggi viviamo una società in cui la maggioranza degli adolescenti, dei giovani vanno su internet, quindi uno dei punti cardine del mio partito politico che ha una sede in Piemonte a Torino, più precisamente a Rivodora, frazione di Baldissero Torinese in provincia di Torino dove ho una villa a 2 piani, lì è la sede del partito, ha come obiettivo, come condizio sine qua non, l'educazione sessuale nelle scuole in tutti gli ordini e gradi, a cominciare dalle scuole elementari, le scuole medie, i licei ovviamente di qualsiasi ordine e grado e realtà, che siano scientifici, classici, tecnici, artistici, qualsiasi scuola, dove ovviamente i giovani vengono preparati a che cos'è la sessualità, come affrontare la sessualità. Uno. Poi la riapertura, quindi proporrò in Parlamento la riapertura delle case chiuse, un altro argomento a me molto importante, per proprio avere lo Stato, le forze dell'ordine, una chiara struttura di come e di chi sceglie di prostituirsi, di chi sceglie di ovviamente accompagnarsi con chi fa questo tipo di scelta, quindi la riapertura delle case chiuse, dove ovviamente c'è un controllo sanitario, c'è un controllo fiscale e anche, cosa molto importante, una creazione nelle metropoli più importanti, Roma, Torino, Milano, Firenze, Genova, Napoli, Bari, Palermo, Catania, ma le città più importanti, creare dei quartieri, delle zone franche dove si può ovviamente fare del sesso libero con persone maggiorenni e altro punto cardine del Partito del Sesso, quindi PDS, il
PDL scomparirà, nasce appunto questo PDS paoliniano, e ovviamente la lotta alla pedofilia, la lotta alla pedopornografia, e quindi una proposta di una legge nuova, di nuove leggi in Parlamento, attraverso le quali possa essere garantito una pena certa per chi viola la sacralità. Chi violenta il minore e la donna deve ovviamente avere l'ergastolo. Questi sono i punti cardine. Oggi ho voluto, con questo grido durante TG1, proporlo ovviamente in diretta televisiva nazionale. Partito del Sesso, che nasce oggi, 17 dicembre 2012, nasce oggi. È stato fondato già nei giorni scorsi, ma oggi ufficialmente è la data in cui ho deciso di rendere pubblica la mia discesa in politica.